Questo convegno è stato improntato per un dibattito serrato con i delegati e i quadri della Guidotrasporti Sicilia per un trasporto migliore, perché è inaccettabile che la Sicilia ancora è indietro di tanti anni rispetto alle altre regioni. Tanto è vero che lo slogan di oggi è per una Sicilia che vuole rinnovarsi, vuole cambiare, vuole lavoro per i giovani, vuole un rinnovamento vero e una classe politica adeguata. Mobilità è un argomento strettamente connesso anche con il lavoro, perché le strade, specialmente le strade provinciali, soffrono. Veda, per quanto riguarda la mobilità, la regione ha soppresso e siamo stati i primi in Sicilia a sopprimere le province, e oggi ci troviamo le statali che sono impraticabili, strade che non funzionano e ci sono dirupi che tu non te le aspetti, per cui il trasporto mobilità deve essere rivisto dalla regione, in quanto anche il trasporto pubblico locale, che dovrebbe fare il combinato per quanto riguarda nei trasporti e nei collegamenti, la sinergia sull'intermodalità, questo non avviene e la Sicilia non può essere penalizzata. Vedi anche l'alta velocità, che siamo fermi e ancora mortificati rispetto a altre regioni di questo paese. Il trasporto, i collegamenti nella nostra regione sono da un lato un problema, ma dall'altro per noi che vogliamo costruire e fare costituisce una grande opportunità. Abbiamo pianificato anche il livello di distribuzione di risorse per quanto riguarda il rafforzamento delle infrastrutture viarie, fusione tra i due soggetti che sono presenti, statali e regionali, quindi Cassa e ANAS in un unico soggetto, dare più efficienza, fare risparmio di risorse, non progettare, tranne laddove non esistono completamente, nuovi tracciati, ma potenziare i tracciati che già esistono, con raddoppi e con ampliamenti, sia per quanto riguarda lo stradale che per quanto riguarda quello ferroviario. Il commissario straordinario della UIL qua in Sicilia ha sottolineato il fatto che il governo nazionale sta ponendo attenzione al problema della mobilità, ma purtroppo la regione poi realmente ha una macchina lenta che non sta facendo assolutamente decollare quello che sta muovendo il governo nazionale. Questo è uno degli aspetti per cui noi abbiamo sottoscritto, dando moltissime risorse alla Regione Sicilia, un patto con il Patto per la Sicilia, individuando specificatamente opere, ma condizionando queste risorse al rispetto dei tempi. Se la Sicilia non sarà in grado di attivare entro determinati tempi tutte queste risorse, tutti questi cantieri che creano sviluppo e occupazione, le risorse vengono riportate a casa ad altri territori. Un'altra bellissima iniziativa che abbiamo messo in campo è il finanziare una ciclovia chiamata Magna Grecia, che unisce Calabria e Sicilia, oltre ad essere, diciamo, collegata con tutto il resto d'Italia. Questa è una grande opportunità e anche un nuovo modo di poter fare turismo, economia e sviluppo nella nostra regione. Qua è stata sottolineata anche un'eccessiva lentezza da parte della macchina burocratica della regione a proposito di distribuzione dei fondi e di impiego. Per la verità dobbiamo dire che noi abbiamo, allorché abbiamo affrontato i temi del patto per il Sud, abbiamo dato un'indicazione ben precisa, che era quello di legare le risorse del patto per il Sud alla viabilità secondaria. Abbiamo redatto questo piano, che non dobbiamo dimenticare che è stato firmato durante l'estate scorsa da Renzi proprio nella Valle dei Templi, e dobbiamo dire che lì, da quel momento in poi, è stata una corsa contro il tempo per fare in modo che quei progetti, tutti esecutivi, però potessero riallinearsi alla nuova legge sugli appalti, per fare in modo proprio che potessero essere in questo senso esecutivi.